Prima cosa che facciamo il tabernacolo è presente Gesù, che Eucaristia ci alziamo e lo salutiamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Eseguiamo il canto numero 248, esprimendo così la nostra fede in Dio che è il Dio della vita, e per questo motivo possiamo davvero dire: tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita. Dell'educare alla vita buona del Vangelo, perché abbiamo un
una duplice consapevolezza, che il Vangelo è vita buona, la proposta evangelica è una vita buona. Forse non siamo ancora liberi dal pensiero che tutto quello che ha a che fare con il Vangelo sia solamente fatica, rinuncia, eccetera. Certo, c'è anche questa dimensione, ma il nucleo interiore del Vangelo è vita buona, è una vita che maturando produce anche la gioia del vivere. Quindi il Vangelo è vita buona, abbiamo questa consapevolezza. Dall'altra parte, l'altra consapevolezza è che a questa vita buona ci si deve educare. Non capita così, ci si deve educare. E l'educazione, diceva San Giovanni Bosco, è cosa del cuore. E ha l'educazione, la sede sì nella testa, ma anche nel cuore, bisogna tenerli insieme tutte e due, altrimenti è difficile diventare dei veri educatori. In questo senso l'educazione, certamente lo dirà meglio chi sa più di me, è connotata anche da quella dimensione dell'apprendimento, del sacrificio e quindi delle scelte, questo qui e quello no, perché altrimenti non è educazione. La psicologia, sotto questo profilo, che è una scienza umana, ci può aiutare a educare secondo la prospettiva del Vangelo. Perché tutto quello che è umano, e la psicologia è una scienza umana, tutto quello che è autenticamente umano non è mai contro il Vangelo. Sta dentro il Vangelo, c'è chi e ci aiuta a viverlo più in profondità. Basta. Lasciamo la parola al dottor Aceti, che abbiamo già conosciuto, per cui già lo ringraziamo, e avremo ancora la gioia di averlo tra noi durante la missione che vivremo a partire dal 23 di febbraio. Quindi lo ascoltiamo. Bene, buongiorno, buon pomeriggio. Mi presento, mi chiamo Enzo Aceti, mi occupo di bambini, adolescenti, dinamiche educative da tanti anni. Prima di cominciare faccio una premessa. La premessa è questa: facciamo andar bene questo incontro. Facciamolo andar bene. Voi rinunciate un pomeriggio, io vengo da lontano. Come si fa a far andar bene un incontro? Come si fa? Semplice. Adesso sono le 4:10, sarà le 5:15, 5:30, quando avremo finito. Saremo un pochino più contenti, tutti, sarà andata bene, se no non sarà andata bene. Avete visto che ho fatto riferimento a una cosa pratica, concreta, l'essere contenti. Ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre, sempre. E il sistema è questo: speriamo di poter avere fra noi oggi quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa è la comunicazione empatica? È tutto, è quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. Era il modo che Gesù aveva di stare con la gente. Quando la gente stava con Gesù veniva via con due emozioni. La prima, si sentiva tutti a terra, ma con una voglia matta di amare, di educare, che è il contrario di quello che succede in televisione, che viene via a terra e ti senti depresso. Ecco, la comunicazione empatica l'avete vissuta, che mai è capitato durante la settimana, la vita è faticosa, poi ti capitano dei momenti belli. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo marito, tuo figlio, si sono arrabbiati, il giorno dopo gli hai detto la stessa cosa, ed è passata, perché c'era la comunicazione empatica. Come facciamo ad averla? E poi cominciamo. Per averla è semplice, c'è un sistema solo, che dobbiamo essere qui. Ma voi mi dite, noi siamo qua già da un bel po', sì, ma ci sono tre modi per stare qua, che sono i tre modi per ascoltare la gente. Il primo è quello che fai quando vai in banca, te avete in banca, parli e l'altro sta telefonando un altro, ti dà fastidio. Il secondo, chiedo scusa alle donne che sono qua, vi chiedo scusa, ma devo dirlo questo. È quello che qualche volta la donna fa,
tuo figlio ti parla, il tuo uomo ti parla, non hanno ancora finito di parlare e tu hai già la risposta da dargli. Qualche volta la donna fa così. C'è un terzo modo per ascoltare, questa volta sì, parlo bene della donna, parlo benissimo della donna, perché ce l'ha insegnato la più grande donna educatrice che abbiamo avuto in Italia. Era un genio, la Chiesa non l'aveva capita, l'ha recuperata dopo, ci è voluto Paolo VI per reintegrarlo, era un grande papa Paolo VI, si chiamava Maria Montessori. Questa donna diceva: tu vuoi ascoltare qualcuno, vuoi amare qualcuno, è come se avessimo un bambino appena nato qui in mezzo a noi. Se noi avessimo un bambino appena nato, faremo due cose che sono quelle che io chiedo a voi. Primo, saremo attenti. Simone Weil, questa filosofa francese, diceva: la cosa più bella fra gli esseri umani è l'attenzione. Secondo, avremo uno spazio di ascolto pieno, profondo. Ci impieghiamo questo ascolto reciproco. Se sarà così, vedrete che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io vi dico, ma quello che costruiamo insieme. Userò delle slide, queste aiutano a noi a mettere a fuoco un po'. Allora cominciamo, Gina. Vedremo alcune cose. Primo, andremo a vedere un po' come è fatto il mondo oggi. Ci soffermeremo sui momenti, sulle difficoltà del mondo. E andremo a vedere, nella prima parte, i due errori che in buona fede facciamo tutti a livello educativo. Questa è la prima parte, è come se noi entriamo un po' nel mondo, nella società, d'altro canto siamo qua. Poi però faremo un salto di qualità, entreremo nel nucleo del Vangelo, entreremo nella parte veramente nuova dell'educare e andremo a vedere che cosa vuol dire educare, da un punto di vista proprio pedagogico ma anche evangelico. Questo è quello che un po' faremo insieme. Allora cercherò di essere sintetico, non voglio stancarmi, cominciamo dalla prima parte. Andiamo a vedere com'è il mondo oggi, perché noi siamo cristiani, viviamo in questo mondo qua, è giusto che sappiamo qualcosina su come funziona. Gira. Per fare questo faccio il paragone su com'era una volta. Ve lo ricordate? La norma e la regola muovevano il mondo. Se un bambino faceva qualcosa che non andava bene per strada, interveniva qualsiasi adulto e noi lo ringraziavamo. Provate a intervenire oggi, rischiate la denuncia. Una volta avevamo stima dei nostri vecchi, stima dei nostri professori. Una volta poi c'era la coerenza educativa, il prete ti diceva una roba, la scuola la stessa roba, la famiglia la stessa roba. È facile diventare grandi se tutti ci dicono la stessa cosa. Terza variabile, una volta, e qui che ci fa capire com'era il mondo una volta, c'erano pochi stimoli, spiego. Siete mai andati in montagna? Se voi andate in montagna con pochi stimoli, che cosa fai in montagna? Contempli, ascolti. Noi siamo capaci di ascoltare, non perché siamo più bravi rispetto ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché abbiamo vissuto in un mondo con pochi stimoli. Per cui andiamo in profondità, ascoltiamo. Vi faccio un esempio. Pensate alla tribuna politica di Sergio Zavoli, ve lo ricordate? Al di là del colore che ciascuno aveva, ma tu approfondivi l'argomento. Oggi è uno slogan dietro l'altro, fai un po' fatica a capire oggi. Quarta roba, e com'era una volta l'educazione? C'erano due cose che vivevano: l'autorevolezza, stima dei nostri insegnanti, stima dei nostri professori, stima dei nostri genitori, ma c'era un po' anche di autoritarismo, parlenza c'ha. Quante volte volevamo rispondere ai nostri genitori e non abbiamo fatto? Oppure, se una moglie aveva il marito violento, mica poteva dirlo in giro, veniva messa alla berlina. Insomma, per essere sintetico, come ogni epoca c'erano i punti di forza e i punti di debolezza. I punti di forza erano la norma, la regola, l'etica, il sacrificio, il progetto a lungo termine, ma i punti di debolezza erano che tutto ciò che riguardava l'emozione, il pensiero personale, eccetera, veniva tappato. Questa era l'epoca dove più o meno abbiamo vissuto noi. Ma a noi interessa oggi, i nostri figli e i nostri nipoti. Com'è il mondo oggi? Guardate, prendo a prestito la frase di un grande filosofo italiano, si chiama Umberto Galimberti, che ha detto una frase che ci fa capire il mondo oggi. Galimberti dice, parole sue, non mie, in questi ultimi 40 anni, con i media, con internet, con i cellulari, con tutte queste robe qua,
sono avvenuti molti più cambiamenti che non nel 1970 che ci sono stati prima. Cari genitori, non è avvenuto un cambiamento qualsiasi, è avvenuta una rivoluzione. Poi Galimberti dice una cosa, dice: ma noi genitori, noi educatori, noi insegnanti, siamo pre-tecnologici, non siamo ancora capaci di governarla. È l'epoca d'oggi. Vi dico che cosa è capitato. Una volta eravamo come sulla riva di un fiume. Te l'hai mai visto un fiume che passa all'interno della riva? Era il mondo di una volta. Ci sta venendo addosso uno tsunami, un fiume in piena, è oggi. Allora noi adesso, per costruire nuove rive, dovremo andare a vedere come è fatto questo fiume in piena e poi vedere come costruire nuove rive e vedremo che il Vangelo contiene tutto questo. Come è fatto oggi? Oggi non è più la norma e la regola che muovono il mondo, sono le emozioni, faccio una roba se la sento non la faccio. Ma pensate a un ragazzo di 18 anni, non va in chiesa oggi, non va in chiesa perché glielo dice il suo papà e la sua mamma. E non sto dicendo che questo sia giusto o sbagliato, ma è quello che vediamo. Tant'è che dopo la crisma spariscono tutti. Perché? Dovremmo chiedercelo questo perché. Le emozioni non sono né belle né brutte, sono energia importante. Pensate a quando vi siete sposati, l'emozione di l'attrattiva, l'emozione è importante. Solo che sono talmente tante oggi che facciamo un po' fatica a governarle. Seconda cosa di oggi. Oggi non c'è più la coerenza educativa. Il prete ti dice una cosa quando te la dice, la scuola un'altra, internet un'altra, Facebook un'altra. Cos'è giusto? Vedete, cari genitori, noi siamo qua, siamo grandi. Se abbiamo idee diverse, vabbè, siamo grandi, ce la caviamo. Ma io non posso, un ragazzino di 13 anni, dirgli queste sono 10 idee, scegli te. Hanno bisogno di avere dei messaggi chiari, altrimenti è un caos unico. Pensate all'affettività e alla sessualità. Anche se siamo in chiesa possiamo dirle queste cose. L'età media del primo rapporto sessuale in Italia oggi è 14 anni e 8 mesi. È un po' presto, no? Ma io dico, se noi non diciamo ai nostri ragazzi le cose vere sull'amore, cosa fanno loro? Terza cosa, ma che ci fa capire il mondo oggi, è la terza cosa. Guardate, volete capire come funziona il mondo oggi? Semplicissimo. Stasera andate a casa, prendete, se le avete, due fotografie, una, se ce l'avete ancora, della vostra cameretta quando voi eravate piccoli, della tua cameretta, e la metti vicino alla cameretta di un bambino o di un vostro nipote o di un vostro figlio oggi. Mettili vicino, capirete tutto quello che è capitato. Le camerette dei bambini di oggi sono piene di cose. Abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo visto che la testa di un bambino oggi, dagli 0 ai 10 anni, riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Care mamma e papà, vorrei farvi questa domanda. Se la vostra zucca fosse bombardata dagli stimoli, che cosa fareste? Cosa fareste? Datemi una risposta a questo e capiremo qualcosa dei bambini. Collegano tutti insieme, i bambini sono straordinari in questo, ci bagnano il naso in questo, sono capaci di mettere insieme tutto. Un esempio, uno dei giochi più belli che un bambino possa fare è la PlayStation e la mamma non è capace di giocare, allora gli dice di smetterla, e invece i vostri mariti sono capaci, perché i vostri mariti sono il figlio aggiunto, lo sapete meglio di me, non sono capaci. I vostri mariti sono gli uomini di oggi storici, spesso sono i figli di me. Vivere in un mondo con molti stimoli vuol dire che i nostri figli sono completamente diversi da noi. Insomma, chiudo questa parte dicendovi che cosa è capitato. Una volta noi eravamo come un asinello, con il carico giusto, era la società di una volta, poca roba, il carico giusto, e l'asinello cammina. Avevamo poche robe, ma volevamo diventare grandi tutti. Oggi i nostri figli sono lo stesso asinello, solo che la società è un macigno, ci hanno addosso un carico enorme. Cosa dovremmo fare?
C'è una sola strada, una sola. La società non puoi cambiarla, è sempre più complessa, no? La via sarà una sola: rinforzare l'asinello, rinforzare l'asinello, rinforzare l'asinello. E sapete qual è il dramma? Oggi non c'ho tempo di parlare di questo. Che noi non sappiamo niente dell'asinello. Niente. Noi dei bambini e dei ragazzi non sappiamo niente, lo capirete. Questa è la fatica che facciamo, per cui siamo un po' in crisi nell'educare, facciamo un po' fatica. Soffermiamoci ancora due minuti su questa crisi, non di più. Questa crisi prende il nome di qualche personaggio famoso. Guardate che era stato tutto previsto. Una è stata una donna, una filosofa, si chiamava Maria Zambrano. Aveva previsto tutto, era una filosofa spagnola. Lei aveva detto, diceva al suo tempo, questa è una delle epoche più buie della storia dell'umanità. Secondo, Bauman è stato uno dei più grandi sociologi, molto poco tempo fa. Bauman dice questo, che la società di oggi, nella società liquida, le tutti stesse, non c'è più il bene e il male, insomma, è come un risotto. Terzo, Paul Ricoeur è stato un grande filosofo francese che aveva previsto quello che sarebbe capitato. Lui aveva detto, temo che arriverà il tempo in cui non ci sarà più il bene e il male, in cui lo stesso tempo dedicato al grande fratello è uguale a quello del problema della fame. Non è mica questo il tempo, lui l'aveva previsto. Quarto, Benedetto XVI, il Papa Emerito, che anche lui aveva previsto questo. Guardate che cosa ha fatto. Ha preso tutti i suoi sacerdoti, suore, tutti i credenti e gli ha detto, per 10 anni, la Chiesa si concentra sull'educazione. Voi sapete che tutta la Chiesa italiana, dal 2010 al 2020, sono i 10 anni dell'educare. Perché? È perché si fa fatica. Qual è questa crisi? Vado veloce. Una è un po' la crisi della famiglia, facciamo un po' fatica a tenerla insieme. Anche la scuola è un po' in crisi. Insomma, facciamo un po' fatica. Riassumo tutto dicendo questo. È la crisi dei legami. Tutto ciò che era legame va un po' a meno, cerca un pochino di scioglierci. Bene, facciamo un passo avanti. Andiamo a vedere le due risposte sbagliate che facciamo tutti, soprattutto noi vecchietti, mi ci metto dentro anch'io, di fronte a questa crisi. I due grandi errori educativi. Il primo, bisogna punire, castigare, dalle norme, le regole, quello non va bene, castigliamo. Non funziona più, non funziona più, e lo capite benissimo, i nostri figli non ci capiscono. Ho preso 4 a scuola, per una settimana non vede la televisione. Ma come si fa a avere con una mente così? Oppure la nota, se c'è qualche insegnante lo sa benissimo, quando dà la nota a scuola l'insegnante sa già dentro di sé che non serve. Io non dico che non potete farlo, ma sapete già in partenza che non serve. I nostri figli non ci capiscono con i castighi e le punizioni, non ci capiscono. Era il metodo di una volta, non funziona più, è un'altra epoca. Il secondo modo è quello contrario. Siamo nella società delle emozioni, viviamo fino in fondo queste emozioni. Faccio un esempio. La vostra comunità, le vostre comunità, si basano su due gambe, tutte le comunità. La prima sono i nostri anziani, perché senza memoria una comunità muore. La seconda sono i nostri bambini, perché se non c'è i bambini possiamo stare qui a dirci tante robe, ma non funziona. Cosa fa il modernismo? Cerca di azzoppare queste due gambe. La prima, che riguarda gli anziani. Chiedo scusa se faccio qualche nome, ma guardate, Gesù non aveva peli sulla lingua, io non ce l'ho neanche un po'. Alla mia età, io sono vecchietto e non guardo più in faccia a nessuno, perché Heidegger diceva ci vorrà pure qualcuno che parli per loro. Avete mai visto la trasmissione di questa donna? Ecco. Allora, quando ti arriva la vecchietta di 70 anni, che vuol fare la giovincella,
Guardate, cari carissimi, che noi stiamo tradendo i nostri figli, vi spiego. C'è un libro bellissimo della Feltrinelli, si chiama L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice questo libro? Che i nostri giovani di 17-18 anni non vogliono diventare grandi. Ma scusa, perché io, ho 18 anni, devo diventare grande se tu di 70 vuoi essere me? E Fiore era arrabbiatissimo con i vecchietti. Lui dice, siamo noi che abbiamo tradito i nostri nipoti, i nostri figli. Perché parliamoci chiaro, parlo da credente. La nostra vita è come una parabola. I primi 50-60 anni vedono dei progetti, dei propositi, degli ideali. Dai 60 in giù la parabola è discendente. Ma non perché è più brutta. Ci sono altre bellezze. E adesso vorrei scuotere tutti i vecchietti che sono qua. Se noi sessantenni, settantenni, ottantenni non gli facciamo vedere a un ragazzo di 18 anni che è bello avere 60-70 anni, è bello. E dopo questo incontro qua non ci sia più nessuno che si lamenti, perché altrimenti noi non siamo credenti. Non venitemi a raccontare storie che non siamo credenti, ma un ragazzo di 18 anni, se vede un sessantenne, anche se ha tutti gli settantenni, ha tutti gli acciacchi, ma è contento, allora capisce che vale la pena vivere. Ma se non gli facciamo vedere che vogliamo essere come lui, che messaggio gli mandiamo? Questo è il primo errore del modernismo. Si chiama l'infantilizzazione degli anziani, cioè i vecchietti non servono più, devono essere giovanili. Il secondo errore è sui bambini. Guardate, io sono psicologo infantile, non toccatemi i bambini. E qui faccio il nome di un'altra donna, così dopo tu mi dai la soluzione, ma devo farla perché alla mia età, figurati te. Avete mai visto? Non era una brutta l'idea, però guardate com'era questa trasmissione. Il bambino di 7-8 anni si mette a cantare la canzone di Ramazzotti, che lui non capisce neanche niente, imita tutto, poi quando finisce di cantare gli dice, mi racconti chi è la tua fidanzata? E lui fa tutte le parti del grande e le mamme ti battono le mani. Questa è violenza. Guai a voi, diceva Gibran, se fate vivere i bambini dalle case che non sono le loro case. Quando diventeranno grandi faranno fatica a vivere la loro casa. I bambini devono vivere l'infanzia, non costringerli a diventare grandi. Allora, chiudo questa parte. Qual è allora il pericolo del modernismo? Non dico che è tutto così, ma il pericolo. Che bisogna essere solo adolescenti. I vecchi non servono. I bambini devono diventare grandi perché nel mondo delle emozioni dobbiamo viverle fino in fondo. Questo è un pochino il rischio del modernismo. Con i due grandi aberrazioni, una che riguarda la giornata di oggi, l'aborto, quello non lo faccio neanche, se poi capisco che dal feto non bisogna fare di te, e l'altro è l'eutanasia, che sono le due punte estreme del modernismo. Bene, adesso però facciamo un passo avanti. Gira la barca, indietro. Ecco qua. Per provare di dietro ancora? Sì, vai avanti, lì così. Ecco. Adesso per fare questo salto utilizzo uno scritto di Benedetto XVI. Guardate, un capolavoro. È la Spe Salvi. Se voi leggete questo documento di Benedetto XVI, lui che cosa fa, il Papa Emerito? Nella prima parte fa l'analisi della società, come ve l'ho fatta io, anzi, lui molto meglio. È arrivati e siamo in crisi, come vi ho detto io. E lui dice, di fronte a questa crisi, cosa fa il mondo? Negativo, ci sale chi può, c'è uno scoraggiamento unico. A questo punto lui usa questa frase. A questo punto, lui, parole sue, occorre un colpo d'ala. D'ala, sai quando un cielo dà un colpo d'ala, va più in alto. E dice, e scoprire che la speranza è già in noi. E scoprire che c'è un tesoro dentro di noi enorme. Questo è l'invito che ci porta a fare Benedetto XVI, cioè a riaprire le verità che ci sono dentro di noi. Questo è quello che dobbiamo fare. Faccio un esempio. Questo è il passaggio per cui gira la baracca. Cosa vuol dire questo? A questo punto, se io vado più in alto, vedo di più. Vi faccio un esempio. Se voi guardate
Questo cerchio qua da qua lo vedete qui. Se voi andate più in alto, oltre lì, vedete tutto. Quando uno è più in alto, vede di più e anche le cose hanno una relazione diversa. Se tu la crisi la vedi adesso, ti sembra che vada tutto a rotoli, ti sembra che sia un disastro. Ma la stessa crisi, vista in una dimensione diversa, può essere un passaggio, può essere un'opportunità. Questo è quello che ci invita a fare Benedetto XVI. A questo punto cerchiamo di riguardare il mondo, tutto quello che vi ho detto, da una prospettiva diversa. La prima cosa che dovremo fare, qui adesso i vecchietti mi manderanno a quel paese, ma non importa, la prima cosa, dobbiamo mandare a quel paese le categorie che avevamo nel nostro vecchio mondo. Spiego. Nell'antica Grecia c'era un filosofo, si chiamava Socrate. L'antica Grecia era come oggi, sapete, là c'erano tanti dei, come oggi abbiamo tanti dei. Cosa ha fatto Socrate? Ha visto che un dio diceva una cosa, un altro il contrario. Allora Socrate ha avuto un coraggio, ha detto gli dei sbagliano. Socrate viene condannato a morte per questo, poteva salvarsi, perché qualche sera prima arrivano i suoi seguaci e gli dicono: senti, abbiamo pagato il carceriere, ci abbiamo la barchetta, scappiamo. Guardate la risposta di Socrate: ma se io fuggo, i giovani greci cosa pensano della verità? E Socrate muore per le sue idee. Cosa ha fatto Socrate? Ha tolto il vecchio, ha tolto le idee sbagliate. Cari genitori, ne avete in testa tre che sono sbagliate, adesso le togliamo, senza paura, ma sono sbagliate. Si chiamano pregiudizi. Il pregiudizio è un inciampo all'educazione. Vi dico che cos'è un pregiudizio. Noi siamo in questa chiesa qua, la vedete? Vedete che queste panche sono marroni? Si vede che sono marroni. Vedete che lì il coso di che c'è un po' di colore in giro. Bene, ritornate in questa chiesa questa notte a mezzanotte con tutte le luci spente. C'è ancora tutto, ma voi vedreste tutto nero, tutto nero, tutto nero. Questo è un pregiudizio. Ne abbiamo in testa tre. Adesso vi dirò, questi tre pregiudizi vi manderanno un po' in crisi, ma non importa. Quando li dirò non dovrete più farli nella vostra vita. Gesù ci chiama a ribaltare la nostra vita. Primo pregiudizio sul carattere. Non c'è il carattere bello e il carattere brutto, non esiste, non ditelo più a nessuno, e se voi lo dite a un bambino è come se gli deste una pugnalata. C'è il nostro carattere, quello degli altri, che fino a quando non ne siamo padroni delle sue difficoltà, lo stesso carattere si diventa un padrone eccezionale. Io non voglio che più nessuno qua si permetta di dire a qualcuno: tu hai un brutto carattere. Questo non è vero. Racconto una piccola testimonianza. Io qualche volta vado in televisione. Una volta sono andato a registrare una trasmissione per i preadolescenti, si chiama Rai Culp. Una bambina di 10 anni mi fa questa domanda: dottor Accetti, sono timida, cosa posso fare? Sapete cosa ho risposto a questa bambina? Il tuo carattere è bellissimo, tu potrai diventare una donna attenta, premurosa, matura. Questa bambina era raggiante. Ma come fa questa bambina timida a diventare una donna così? Qui c'è tutta l'educazione. Se voi che siete qua andate in un posto e ci sono 10.000 persone, queste sono su, dopo 3 giorni vi tirate su tutti, ma se sono giù, sclerate tutti. Dite a un bambino che è cattivo e vi cresce cattivo. Per me è come un peccato dire a qualcuno che ha avuto carattere. Ma questo non lo dice il Giacinto. Blaise Pascal, filosofo credente, fine 600, quando dice: l'uomo molte volte è una bestia, altre volte è un angelo. Oppure noi pensiamo al nostro carattere. A volte abbiamo fatto cose bestiali, a volte cose bellissime. Allora la prima roba, se vogliamo vivere il Vangelo, non diciamo più a nessuno che ha avuto carattere. Il secondo è sulla relazione. Questo chiedo scusa a tutti i vecchietti come me, ma ci manda a quel paese tutta l'educazione che abbiamo ricevuto. Tutta. Nell'educazione, ricordatevi, nella relazione e nell'educazione non vi capiterà mai una volta in cui uno ragione e l'altro torto. Mai, non vi capiterà mai. Altro che io sono tua madre, so che cos'è bene per te, sono tuo padre. Guardate, non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita. Non ho mai trovato un bambino che non vuol dormire e lavoro con i bambini. Ho trovato bambini invece che hanno una logica diversa da noi. Ho trovato bambini che hanno paura a chiudere gli occhi per entrare la notte. Quando non si conosce una cosa, nascono le categorie. Siamo pieni di categorie.
Ricordatevi che Gesù ce l'aveva a morte quel cattivo. Comincio a dirvi il primo sogno che ho. Io ho tre sogni, il primo è questo. Vedete, nel 1945 avevamo perso due guerre. I nostri genitori erano analfabeti. Cosa abbiamo fatto? Una campagna di alfabetizzazione nazionale. Ve la ricordate, la trasmissione Non è mai troppo tardi del maestro Manzi ha insegnato i nostri vecchi a leggere e a scrivere. Bellissimo. Nel 2018, da un punto di vista genitoriale, noi siamo analfabeti. Non sappiamo niente dei bambini. Il mio sogno è questo, che in tutti i comuni d'Italia venga reso obbligatorio che quando una mamma, papà, un bambino piccolo facciano 3 o 4 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Quanti errori in meno. Il bambino è come una pianta, se me la metto sopra e cresce bene. Non sappiamo niente, neanche le nonne sono niente i bambini, io sono nonno, anch'io non lo sappiamo. Il terzo pregiudizio è sull'amore, su questo poi non ne parliamo. A volte anche i preti ci hanno un po' imbrogliato su questo, non conosco i vostri due, ma sono conciati anche loro. Ma ve lo ricordate cosa ci dicevano quando eravamo giovani? Che io, che c'era l'uomo e la donna della propria vita. Oppure ci hanno detto che eravamo fatti l'uno per l'altra. Oppure ci hanno detto che l'amore già non c'è. Con queste tre frasi, non tutti i preti, ma tanti ce l'hanno detto, noi ci giochiamo tutti i nostri figli, perché sono tre frasi false. Spiego. Pensate a voi che siete qua. Quando avete messo su baracca quel vostro uomo, prima di mettere su baracca, oh ciccino mio, il socchiottino mio, pulcino mio. Dopo il matrimonio, il 100% delle persone qua sedute preti a parte, avete detto dopo un po', ma chi me l'ha fatto fare? Tutti sorrisi. Ma che cosa ho combinato? Il 72% di voi poi ha avuto dei momenti in cui voleva scappare. Ma non era la donna della tua vita, l'uomo della tua vita. Allora quali sono? Come sostituire? Quali sono le altre tre verità prendendole dal Vangelo? Quelle che avete fatto tanti di voi. Quante volte avete provato momenti di freddezza col vostro uomo? Ma questo non significa che non l'avete amato. Se io non provo niente verso di te, questo non significa che non posso amarti. Posso ancora amarti con l'intelligenza e la volontà. È sufficiente fare questo per 6 mesi o un giorno in più. E poi che cosa vi è capitato? La cosa più bella che possa capitare a una coppia. L'affettività ritorna. Avviene l'interiorizzazione dell'altro e dell'altra. Quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore. Allora i vostri figli, non ditegli altre tre frasi, cosa che non gli dice più nessuno se non la Chiesa, perché in televisione non avviene detto questo e i nostri figli li roviniamo tutti. Le altre tre frasi che dovete dire è questo: la prima, che è sempre possibile l'amore; la seconda, che l'amore si impara, si educa. Non è vero che noi ci siamo sposati per amore, il matrimonio era l'inizio di una storia e a forza di compenetrarci. Terzo, che noi non siamo fatti l'uno per l'altra, noi siamo fatti per l'amore. Amiamoci e diventeremo l'uno per l'altro. Queste sono le verità. Bene, a questo punto, ultimi 10 minuti. Se queste sono la nuova visione, andiamo a vedere cosa contiene da un punto di vista pedagogico il Vangelo. Ok? Che cosa ci ha detto? Perché vedete, cari genitori, io vi auguro di vivere 100 anni. Ma quando noi non ci saremo più, che cosa abbiamo lasciato ai nostri figli? La casa, ma cosa serve? Sì, ma gli abbiamo lasciato delle cose vere che valgono. Ecco, queste 5 cose dobbiamo lasciare noi, ve lo dirò. La prendo un po' alla lontana. Ci hanno sempre detto che quando un bambino nasce ha i cromosomi del papà e della mamma, è vero. Ma quando un bambino nasce, come tutti gli esseri umani, ha altri 5 cromosomi, sono i cromosomi. I cromosomi della immagine di Dio che abbiamo dentro di noi tutti, li abbiamo tutti. Primo cromosoma, noi siamo relazione, siamo esseri relazionali, non possiamo vivere senza l'altro. Se c'è una mamma o un papà che mettono la paura degli altri a un bambino, uccidono il cuore di quel bambino lì, l'altro è coessenziale per me. L'educare alla relazione è prettamente umano ed evangelico. Secondo, cromosoma di Dio. Noi siamo come un computer. Un computer va, se c'è un programma, se no non va. Noi siamo programmati per l'amore.
Ma ve lo ricordate San Giovanni della Croce? Dove non c'è amore, metti amore e troverai amore. Perché funziona? Perché noi siamo solo programmati per questo, per l'amore. È stato vero per tutta la nostra vita. Sapete dove sta la fregatura? Che noi non lo diciamo più ai nostri figli. Terzo, il terzo è bellissimo. Il terzo dice: volete, faccio una roba prima del terzo. Volete capire se i vostri due sacerdoti qua funzionano? Facilissimo. Facilissimo. Così non mi inviteranno più, abbiamo bisogno di tutto. Guardate, per capire se un prete funziona, se un vescovo funziona, se un papa funziona, credetemi, è facile. Se su 30 giorni, almeno 20 giorni, sti due qua sorridono, allora funzionano. Fossero anche i più grandi teologi sulla faccia della terra, ma non sorridono, dubitate. Perché? Per il terzo cromosoma che dice: il vero genera gioia e il falso tristezza. Ma guardate che, volete capire se sono un credente? E sono stufo dalle mamme col muso giù e dalle vecchiette col muso giù. Vuol dire che non siete credenti. Bisogna essere su, 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 perché se sei su vuol dire che sei vero. Non dico io, lo dice il contenuto del Vangelo. Quarto cromosoma di Dio, è sempre possibile ricominciare. Basta le frasi dette ai nostri figli: sei sempre il solito, con te non c'è niente da fare. Sono frasi mortuore, mortifere, li uccido. Voi non dovete mai più usare queste frasi. Vale di più un ragazzo o una ragazza che sbagliano 100 volte ma si rialzano con l'obiettivo in testa di migliorare, che un altro perfetto spaccato che sbaglia una volta e non ne comincia. Solo che quel bambino o quel ragazzo come fa a rialzarsi se ha una nonna, una mamma, un papà che gli dicono: smettila, sempre il solito e basta. Sono frasi cadaveriche le nostre, dovete ribaltarle, frasi che sostengono. L'ultimo, e ci soffermiamo perché devo arrivare alla fine, l'ultimo è un capolavoro, qui si gioca tutta la Chiesa. C'è stato un grande mistico francese, si chiamava Michel de Certeau, che dice che in ogni essere umano, anche nei nostri bambini, anche in noi, cioè noi abbiamo tre orecchie, tre, queste due. Il terzo è l'orecchio interiore, quello che è capace di ascoltare lo spirito, il trascendente, l'amore. Ma se mi dicono: tu Dio lo vedi? No. Lo tocchi? No. Lo senti? Sì. Tu l'amore lo vedi? No. Lo tocchi? No. Lo senti? Sì. Noi abbiamo un organo che è la schegua, che è il cuore, che è la sede di tutto, e ce l'hanno tutti, anche i non credenti, perché siamo tutti immagini. Soffermiamoci un po' su questo, che per vedere cosa vuol dire vivere il Vangelo, su questo terzo orecchio, gira la bocca. C'è stato un, faccio riferimento a un santo russo, San Serafino di Sarov. Questo santo qua era un po' scentrato, ma era bravissimo. Sapete cosa dice questo santo? Sto santo dice che lo scopo del cristiano è uno solo, uno solo: acquisire lo Spirito Santo. E c'è ragione, sapete? E c'è ragione, perché? Guardate che cosa succede. Prima di morire, Gesù glielo dice agli apostoli: guardate che quando io sono morto, aspettate che arriva lo Spirito Santo e mi spiegherà tutto. E glielo dice prima. Tant'è che vi ricordate la scena, muore, gli apostoli sono lì che se la fanno sotto, nel cielo tutti lì, San Pietro la prende tutti lì. Arriva lo Spirito Santo e San Pietro fa la prima predica di un papa. Andate a vedere le parole di San Pietro dopo lo Spirito Santo, cambia da così a così. Prima se la faceva sotto, aveva tradito, e va lì con un'autorevolezza straordinaria, sembrava la persona più sicura sulla faccia della terra. Seconda roba, vedete che cosa è avvenuto? Adesso qui i preti mi manderanno a quel paese, ma fa niente. Noi pensiamo che Gesù sia qua, è vero, ma non pensate che Dio sia là? Non è mica uno complicato, è uno molto pratico. E sapete dov'è? È qua, in abita in noi. Allora noi, per parlare del Vangelo ai nostri figli, dobbiamo andare un po' a quel paese come ce l'hanno spiegato a noi. Vi spiego. Una volta ci hanno detto che Dio era onnipotente, ci hanno spiegato questo. Una volta c'era la dottrina, si andava la dottrina o no? Non sto dicendo che era sbagliato. Ma oggi i nostri figli non ci capiscono più.
se Dio è onnipotente, allora io gli devo obbedire, allora io sono il suo servo. Non funziona, non funziona. Ecco perché non ci vogliono più andare. Ma chi ci va? È come quando voi dice, io sono il tuo professore, fai quello che ti dico io, neanche lì funziona più. Io sono tuo padre, fai quello che ti dico io. Cioè, è andato a ramengo il rapporto autorità allievo, persona. No, non ci deve più essere. Ma allora? E noi siamo venuti su così, siamo venuti su così. Il prete ci diceva una roba, noi gli andavamo a dire che ma oggi il prete, chi lo ascolta? Forse qualche vecchietto ancora noi, ma i giovani sono capaci di attirarlo, lo mandano a quel paese. Non sto dicendo che si può essere più santo di questo mondo. Perché? Ricordatevi, il Vangelo è sempre questo. Allora che cosa dobbiamo fare? Quello che fa il pellicano. Il pellicano è un uccello che vola in alto, vede i pesci nel mare e li dà, li prende, li mastica e li dà i pulcini. Come i pulcini sono capaci di prenderli, non c'è un pellicano che dà il pesce intero. Così noi dobbiamo prendere il Vangelo, i valori che abbiamo, viverli, ma darli ai nostri figli come loro sono capaci di prenderli, non come pensiamo noi. Questa è la crisi della Chiesa, questa è la crisi del mondo, questa è la crisi della scuola. La crisi è tutta qua. Che noi li ridiamo con le nostre categorie, non ci capiscono. Non è sbagliato il Vangelo, i valori sono sempre quelli. È lì. Allora, che Dio dobbiamo presentare ai nostri figli? Dio è ogni amante. Dobbiamo presentare un Dio ogni amante. Se Dio è ogni amante, allora posso avere una relazione con Lui. Allora posso costruire un rapporto personale. Allora il cristianesimo non è una religione o una dottrina. Cristianesimo è un amore in tre persone. Allora posso avere un rapporto personale con Gesù. Capite il salto che è enorme. Ma noi siamo capaci di presentargli questa esperienza personale? Non ancora. Ma questo è il passaggio. Una professoressa. Ma pensate che oggi un ragazzo di seconda media di storia gli interessa tanto se il suo professore di storia sa tutta la storia? Non gliene frega più niente, perché in un DVD oggi c'è dentro tutta la storia. A meno che questo professore ha un rapporto con lui. La scuola inglese, la Tavistock di Londra, ha dimostrato che un bambino, un ragazzo oggi impara la scuola per due motivi: perché hanno un buon rapporto con gli insegnanti e un buon rapporto con i professori. Vi dico il mio secondo sogno, uno ve l'ho già detto, il mio secondo. Sapete lo scempio che capiterà nelle vostre paesi a settembre? Ve lo dico. La mamma iscriverà un bambino in prima elementare e sapete che cosa penserà? Spero che ci abbia una brava maestra o delle brave maestre. Questo è ingiusto nel 2018. Il mio sogno è questo, che fra 50 anni qualsiasi mamma iscriva qualsiasi bambino in qualsiasi classe d'Italia, questa è la garanzia matematica che qualsiasi insegnante abbia, questa è capace di costruire un rapporto col bambino, perché all'università questo insegnante ha fatto 3 esami sui bambini, 3 sugli adolescenti e 3 sulla relazione. Non sanno niente l'insegnante, non è mica colpa, ma non sappiamo niente dell'uomo, niente. Perché è mica la stessa roba dei preti? Spiego, voi avrete 2 bravi sacerdoti, penso, ma ci sono delle parrocchie che ti arrivava una volta il prete, pensava di essere il padrone. Ma scherziamo? E il prete non sa niente dei bambini, non sa niente degli adolescenti. Il mio terzo sogno è questo, che in tutti i seminari d'Italia, a tutti, venga reso obbligatorio che quando uno vuole diventare sacerdote, che è una cosa nobilissima, bellissima, caldissima, oltre alla teologia, faccia 3 esami sui bambini, 3 sugli adolescenti e 3 sulla relazione. Allora si realizzerà il sogno di San Giovanni Paolo II. Ce l'avete qua. Sapete qual era il suo sogno? Prima di morire ha detto alla Chiesa, sono parole sue, la via della Chiesa sarà l'uomo. Ma noi lo conosciamo l'uomo? Lo conosciamo? E io dico, la via della famiglia sarà l'uomo, la via della comunità. Questo è quello che stiamo vivendo. A questo punto gira la baracca. Educare con le cose che ci siamo detti. Guardate, avete visto che il grande santo dell'educazione è stato San Giovanni Bosco. Era un genio, vi farò vedere come la pensavo. Ma prima prendo
Un filosofo che si avvicina si chiamava Martin Buber. Lui dice: tu vuoi educare qualcuno, è come una danza fatta di tre passi. Il primo passo io mi devo mettere nei panni dell'altro. Il secondo passo, quando mi sono messo nei panni dell'altro, sentirò dentro me alcune cose. Terzo, comunica queste cose e lascialo libero, così lo ami. Questa è, faccio un esempio. Io sono qua con voi, sono contento, spero un pochino anche voi. Ammettiamo che fra un po' vado a casa e vedrò mia moglie, ok? Secondo voi, glielo devo dire a mia moglie che sono contento, sì o no? Sì o no? Sapevo che le donne rispondevano così. E chi l'ha detto? Mica ha detto che l'hanno, spiego. Arrivo a casa, apro la porta, c'è mia moglie. Buber ci dice che la prima cosa che dobbiamo fare è metterci nei panni dell'altro. Io sono tutto felice, mi metto nei panni di mia moglie, magari potrebbe essere stanca, una sera potrebbe essere stanca. Allora pospongo. Ricordatevi che è una sciocchezza che vi hanno raccontato qualche volta i preti, spero che non lo dicono più. Che in famiglia bisogna dirsi tutto, no, bisogna amarsi. Ci sono delle famiglie dove si parla dalla mattina alla sera, non c'è nessun rapporto, e ci sono delle famiglie dove ci sono dei silenzi con dei rapporti pieni, profondi. Allora il futuro sarà la relazione, il rapporto. Ma per che cosa pensate che sia incarnato Gesù? Ma sapete perché è venuto Gesù? Perché è stato attratto dalle nostre fragilità per amore. Ha costruito una relazione con Lui e desidera solo questo. Allora che cos'è l'educare? Termineremo con questo e con un altro lucido. L'educare per me è che noi ci dobbiamo prendere la stessa malattia che aveva San Giovanni Bosco, il maestro dell'educazione. Lui aveva una malattia con tre simboli, e quando uscirete di qua prendete il primo simbolo, il positivo. Lui lavorava nella Torino, nel Torino, sapete come lavorava con i carcerati, sapete che cosa vedeva lui del carcerato, le parti belle. Oggi quando accendete la televisione l'85% delle notizie sono negative. Non siamo più capaci di luce. La realtà non è quella che vedete, no, se ci fosse Gesù ci direbbe come credenti di risorgerla, noi la realtà, di risorgerla. Vi faccio vedere che cosa vuol dire risorgerla, lo capite subito. Ammettiamo che voi non conoscete quella donna lì, non l'avete mai vista, e ammettiamo che io la conosco, ok? Voi arrivate e io di lei vi faccio l'elenco dei suoi difetti. E lei? Che ne avete di lei? Negativa. Ammettiamo invece che io di lei, sono convinto, penso che ne abbia tanti, vi faccia l'elenco dei suoi pregi. È sempre lei. Avete un'idea positiva, la trattate bene, si crea il circolo virtuoso. Non siamo più capaci di luce. Se venisse Gesù ci direbbe: facciamo a gara a rilevare il positivo l'un dell'altro. Abbiamo lì, ci sono delle trasmissioni televisive alle 5 del pomeriggio, la guardo perché devo parlare ai giovani, in cui tu hai tutti i canali che ti descrivono il cadavere in tutti i canali. Vieni via che sei tutto scoraggiato quando è falso, perché abbiamo fatto un esperimento in qualsiasi paese d'Italia, succedono metà cose belle e metà cose brutte. Se fossimo almeno intelligenti dovremmo fare metà notizie belle e metà brutte. Non siamo più capaci. Ci siamo ammalati di negativo. Non si può portare gioia se non portiamo il positivo. La seconda cosa, dobbiamo portare il positivo nel presente. Nel presente, spiego. Prendi una coppia che litiga, signori, quando litighiamo. Se io avessi un registratore e registrassi le parole che si dice alla coppia che fa la comunione tutti i giorni quando litiga, è meglio spegnere. E lo sapete meglio di me, vengono fuori le paroline che non vorremmo mai dire. Poi si fa la pace, no? Mettiamo che dopo 6 mesi si fa un'altra bella litigata e quando litighi la moglie ti dice: ma tu 6 mesi fa mai detto quella parola lì? Bruciala la moglie, bruciala! Sapete che cosa bisogna fare? Dimenticare. Quanto è da intelligenti dimenticare. E sto parlando dei credenti. Quando voi andate a confessarvi, che diciamo i nostri peccati, noi veniamo via, abbiamo ancora lo sgabuzzino dentro, però così. Ma sapete che cosa pensa Dio? Dio non si ricorda più niente. Lavoro pedagogico è il Vangelo tradotto in pedagogia, è l'umanismo.
Se noi ci sforzassimo a vivere questo, vi garantisco che tireremmo su. Primo principio dell'educare: prendere atto dei pensieri dell'altro. Sapete che cosa vuol dire? Che quando avete a che fare con qualcuno, con un bambino, un ragazzo, prima di intervenire chiedetevi: perché sta facendo così? Come mai sta facendo questo? Questo tempo di sospensione è l'amore. Secondo, costruire situazioni dove l'altro possa provare successo e non fallimento. Vi spiego. Ma è mai possibile che ancora nelle scuole italiane si fanno le verifiche, si fa tutto? E poi un ragazzo sbaglia, fa qualche errore, usiamo la penna rossa, basta! Il mio sogno è questo, che in qualsiasi scuola italiana, quando un insegnante fa una verifica, deve avere la garanzia matematica che l'handicappato più grave della classe sappia fare almeno un esercizio. Questo è umanesimo. Secondo, voglio dire una piccola cosa su questo, ancora un minuto di più. Io ho avuto una grande fortuna. Ho avuto il mio professore di psicologia evolutiva, quella dei bambini, era un genio. Mi ha messo a lui la passione dei bambini. Su questo principio dell'educare, mi ricorderò questo, lui si chiamava Guido Petter, era docente a Padova. Ha tradotto Piaget, lui l'ha tradotto qui in Italia, per dirvi la stoffa. Mi ricordo molti anni fa, ero giovane, ero uno studente. Petter allora aveva due bambini piccoli, suo è morto, ma aveva due bambini piccoli. Va in cattedra e ci dice: cari studenti, sapete cosa ho messo nella cameretta dei miei bambini? Ho messo l'acqua, ho messo la sabbia, per tutto lo sviluppo psicomotorio. Aveva creato una cameretta al servizio dei bambini. Ma che cosa pensate? Voi vorreste fallire? No, non ho mai trovato un bambino che vuol fallire. Allora, il fare in modo che lui possa avere successo è la cosa più intelligente. Terzo principio dell'educare: dare senso e controllo della vita. Non c'ho tempo su questo terzo, il quarto è il più importante. Cari genitori, se voi vivete il quarto, l'80% dell'educare lo risolviamo. Era, il quarto era quello che San Giovanni Bosco aveva fatto come stile di vita: essere degni d'affetto. Vi spiego. Sulla mano, se c'è qualche donna che è ancora sposata e che c'è il marito, sulla mano. Bene, sapete qual è la cosa più bella che possa capitare a quella donna a livello di cui io? Ammettiamo che lei, che oggi non è il suo compleanno, che oggi non è il suo onomastico e che oggi non è neanche l'anniversario del suo matrimonio, e lei stasera va a casa e il suo uomo le porta un regalo. Molte donne pensano: cosa hai combinato? No, le donne sempre dicono, e il suo uomo le dica: ti ho portato questa roba perché ci sei, perché esisti. Care donne, lo so che non ci sono gli uomini così, lo so. È vero. Ma con tutta onestà, care donne, con tutta sincerità, non è la cosa più bella che vorreste sentirvi dire dalla persona che vi ama? Ecco, facciamolo con i nostri figli. Ascoltatemi, non mandiamo mai a letto, mai, i nostri figli, mai, da quando hanno un anno fino a 30 anni, senza averli salutati, mai. Ti siedi vicino al letto, ammettiamo che ne ha combinati di tutti i colori, mi dite: guarda caro figlio, oggi non ne posso più di te, sono stanchissimo, stanchissimo. Hai sbagliato qua tutto l'elenco, perché dobbiamo essere sinceri con i nostri figli, mica possono prendere in giro. Ma la parte finale, fate il contrario di quello che la televisione vi dice, di quello che a volte i nostri genitori hanno fatto con noi perché hanno sbagliato. Non punite nessuno, ma gli dite: caro figlio, ti ho detto tutto quello che pensavo, adesso dormi, sono sicuro, sono sicura che domani farai meglio. Sapete cosa pensano i nostri figli? Sono mica stupidi. Pensano che nonostante lui sia stato cattivo, noi gli vogliamo bene. Gli vogliamo bene perché c'è, perché esiste. Quinto e ultimo, e poi chiudiamo. Il quinto è importantissimo, è il titolo della giornata. Ma come si fa a educare col muso giù? Non si può educare col muso giù. Care mamme, bisogna avere il sorriso, essere su. Solo che molte mamme mi dicono: ma accetti, come si fa a stare su oggi in un mondo che ci mania? Due suggerimenti pratici, concreti, e fateli però, sennò cosa sono venuto qua a fare? Primo, a tutte le donne che sono qua, alle donne, mi ascolti. Care donne, una sera alla settimana, Don Fili.
tutti. E uscite, andare a fare qualcosa che vi piace, che vi tira su. E se la suocera ti dice esci ancora, dovresti bruciare la suocera. Secondo, e quando uscite, per favore non andate con altri uomini, quello no. Però uscite. Ma è mai possibile che la donna si deve sempre sentire in colpa? Ma perché? Ho detto una sera alla settimana, e c'è tuo marito, fai, chiama la vita quello che vuoi. Secondo, sulla mano che c'è ancora il marito con il figlio. Lei risponde alla mia domanda. Qualche figli ha lei, signora? Due, ma lei ha la faccia da numeri dispari, ma fa niente, ascolta. Quante volte esce la sera, durante il mese, da sola, con suo marito, senza... È già bravo. Adesso tutte le nonne mi ascoltino. Così vi do qualcosa da fare, perché care nonne non si va in pensione. Non si va in pensione. Nel Vangelo non si va in pensione. Questi preti qua vanno 75 anni, ma sono sempre qua. Non dobbiamo andare in pensione. Scherziamo, con un mondo di barodoli e noi vecchietti andiamo in pensione, no. Io mi rivolgo alle nonne che sono qui. E i nonni, e quali sono peggio ancora. Da quando il bambino un giorno, appena nato, fino a quando avrà 30 anni, due volte al mese, mi sta parlando di un psicologo di bambini, due volte al mese i genitori devono mandare a quel paese i bambini, piazzarli dalla nonna e li dovete prendere, dalla babysitter. Se non c'è la nonna e babysitter devono portarli al prete, a lui che fa la vita. E il padre deve dire una frase che non si dice nelle nostre famiglie e vi farò vedere quanto un danno per il bambino, quanto male abbiamo fatto in buona fede. Una frase che nelle vostre famiglie non avete mai detto e vi farò vedere quanto è importante per il bambino. Il papà deve dire al bambino, perché la donna non è capace, la donna non è capace, deve dire al bambino, io questa sera esco con mia moglie. Che il bambino dirà, ma chi è? Sapete che nelle vostre famiglie non usate mai la parola marito, moglie, uomo, donna, sempre mamma, papà, no! Il bambino risponderà così, voglio venire anch'io, se c'è la mamma, se lo tira dietro, no, no! E io mi rivolgo ai papà che sono qua, mezzi scassati, ascoltate, se vostra moglie vuol portarsi dietro il bambino, gli dite no, io vado con un'altra donna, Gesù perdonami, ma vado con un'altra donna, ascolta! Il papà deve rispondere così al bambino. No. Quando? No. Lui dice voglio venire anche io, il papà risponderà così. Posso chiedere una cosa? E se il papà dirà alla bambina vuoi venire anche tu? Allora la donna che scappa. Sì, d'accordo, sono quello che sono. Allora il papà risponde così. No. Quando diventerai grande e avrai il tuo fidanzato, la tua fidanzata, uscirai con lei e con lui. Abbiamo finito, eh. Sapete cosa prova il bambino e chiudiamo? Se lo sapeste, correresti a farlo, non per me. Credetemi. Io non sono nessuno, ma nella mia vita ho dato la vita ai bambini. Sono la mia vita, i bambini ragazzi sono la mia vita. Sono convinto che questa società è ingiusta nei loro confronti. L'anno scorso ho visto più di 50.000 studenti. Noi non li amiamo, diciamo di amarli, ma comunque, sapete cosa provano i bambini? Tre cose. Primo, due volte al mese sapete stare senza genitori di importante autonomia. Secondo, il bambino con i propri occhi, va bene, piccolo, perché i genitori sono più in terra, vedi che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una dolcezza, una tenerezza, un tempo. Quando diventerà grande tratterà bene il suo uomo e la sua donna perché l'ha visto. Si fa molta più educazione affettiva così che non con tutte le storie che vi diciamo. Ma soprattutto, e chiudo, il bambino prova la terza cosa, che chiudo con la frase di un personaggio che ha lavorato nelle vostre parti. È stato uno dei più grandi pediatri italiani. Chiudo con le sue parole. Si chiamava Marcello Bernardi, docente di puericultura all'Università di Pavia. Bernardi dice, sono parole sue, non mie. In questa circostanza il bambino prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra. Cioè, diceva Bernardi, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore, è fatta, sapete, è fatta. Grazie.
Guardate, io vi dico a cuore aperto, io sono un po' stufo che pensiamo che la grandezza di Maria sia nelle apparizioni. A me dà un po' fastidio, ve lo dico francamente. Io non so se appare, sarà un problema suo, anzi, gli ho detto di non apparire, così abbiamo risolto tutto. Per me la grandezza di Maria era che era una donna, era la donna dell'educare. Sapete cosa ha fatto Maria? E che dovremmo fare tutti? Ha fatto la cosa più grande che esista. È regredita col pensiero al livello evolutivo del bambino e l'ha portato grande. Un educatore è uno che regredisce, che torna indietro, vede il mondo come lo vede il bambino e lo fa diventare grande. Questa era la grandezza di Maria. Sarebbe bello, non c'è tempo, vedere i passaggi che ci sono fra Gesù bambino e lei quando va nel Tempio. Voi vedrete la grandezza di questa donna. Io la vedo come una donna, la donna dell'educare. E poi questi altri due invece sono più per beneficenza, voglio essere chiaro. Io ho un mio amico, forse loro lo conoscono, un prete, Don Pietro Raimondi. E questo qua lavora con gente un po' tutta rognata, carcerata e tutto il resto. Ogni anno lui scrive un libretto per la Quaresima, per l'Avvento, che segue tutta la roba. Allora, lui dice, e tutto il ricavato che tira su da sta roba lui le usa per le sue cose. Costa 3 euro, vedete voi. Questo segue la Quaresima, appena fatto da lui. E poi un altro libro che avevo scritto molti anni fa, la casa editrice mi ha dato un po' di copie, il ricavato anche di questo che è sull'adolescenza, questi due vanno per beneficenza, vi do, vedete poi. Bene, chiusa la pubblicità, adesso tocca a voi, io ho buttato di qualche stimolo, vediamo se riusciamo a fare un po' di dibattito, magari qualcuno vuol dire qualcosa, una domanda, non c'è problema. Se qualcuno vuole, chi vuole? Non abbiate paura che io vi mazzolo lo stesso, è il mestiere questo, ma vediamo se qualcuno vuol dire qualcosa. Prego, come si chiama e quanti figli ha? Alessa e due figlie. Mi raccomando, vada avanti fino a quando arriva al maschio, prego. Prego, alzi la voce. Sì. 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 Nazionale, non privato, non mi interessa, un'ora alla settimana, dove abbiamo in Italia grandi pedagogisti, grandi psicologi, ci parlano di come si sviluppa il bambino, l'educazione. Ma quanto sarebbe bello, non sarebbe una cosa bellissima, in modo tale che l'educazione diventa veramente pane quotidiano per tutti, perché vedete, abbiamo bisogno di queste persone. Vi faccio un esempio: se io ho l'impianto idraulico di casa mia, io vado dall'idraulico, sono convinto che lo impara, è mio male che c'è, ma sull'educazione dei bambini e sui bambini non è che c'hanno, non è che noi siamo preparati, insomma un pochino in più ci potrebbero aiutare in questo. Ecco perché io caldeggio molto questo. Guardate, parlo anche i vescovi, ho mazzolato un po' i vescovi, glielo ho detto, ma eccellenze, voi non ci avete figli, ma non capite perché la Chiesa non potrebbe fare un po' di pressione per quanto è possibile, naturalmente vado bene, in modo tale che possiamo riportare l'educare al centro. Sono i 10 anni dell'educazione, ma non abbiamo una trasmissione su cosa che si parla di educazione. E non è che, e guardate che in Italia abbiamo tanta gente che è capace, ma quanti psicologi e pedagogisti abbiamo? Con cose semplici, non è necessario che noi facciamo chissà che cosa, riporteremo l'uomo al centro. Adesso rispondiamo lì, tanti bambini hanno
paura. Guardate che i bambini fino a 7-8 anni non hanno delle paure. Soprattutto la paura del bambino ha un nome solo, si chiama ansia di separazione. Il bambino ha paura di separarsi dalla mamma, oppure da se stesso. Pensate quando fa fatica ad addormentarsi. Per lui dormire e dormire, ma sapete cosa fa un bambino? Chiudere gli occhi, separarsi dal giorno per tre notti. Tutti i bambini hanno queste paure. Le paure non sono una cosa negativa. Tutti le abbiamo le paure. Negativo quando questa paura ci ritira dalla realtà, quando non ci fa fare le cose, ok? Allora, in questo caso, qual è la cosa importante? Che la nostra risposta aiuti i bambini a prenderla in mano la paura. Invece, molte volte, la cosa diciamo, non devi aver paura, no, non fare quello, no. La risposta deve essere sempre una sola. Guardate, prendo questo esempio del bambino, ma la risposta che do adesso dovrebbe essere la risposta che dovremmo dare sempre ai nostri figli, sempre, sia che abbiano un giorno che abbiano 30 anni, perché l'educazione non sta nel dare né castigli, né punizioni, niente. L'educazione è solo uno strumento, che è la parola nutre, la parola sostanza, anzi, visto che siamo fra credenti, la parola che noi diciamo dovrebbe essere trinitaria. Cosa vuol dire? Faccio un esempio semplice: ogni volta che parlate con i vostri figli, ditegli tutto quello che volete, purché ci siano sempre tre concetti, e voi non sbaglierete mai, mai, mai. Prima parte, che è il padre, l'empatia. La prima parte, sempre vicino, capita, succede. Seconda parte, la realtà. Guarda, tanta gente ha paura, sono sicura che andrà tutto bene. Terza parte, il sostegno. Sono sicura che tu, bisogna usare la parola tu, cari genitori, la parola tu va usata da quando il bambino un giorno, sono sicura che tu farai quella cosa e andrà tutto bene. Che cosa fa questo tu? Il tuo è il futuro. Aiuta la bambina a entrare dentro di sé, a prendere in mano sé. Perché le paure non è che spariscono quando noi le gestiamo. Altrimenti la bambina pensa sempre, ha sempre bisogno di avere la mamma vicina, fino a quando non c'è la mamma non è capace. Ma questo vale anche nel rapporto con Gesù. Ma voi pensate che se ce la caviamo a parlare con i bambini piccoli a fargli dire il Padre Nostro e la Maria? Anche. Nel futuro dovremo fare in modo che il bambino abbia un rapporto personale con Gesù. E come si fa? Cosa che non facciamo. Basterebbe che il papà dica: sai, gira la bottiglia d'acqua vuota sul tavolo. Guardate l'esperienza evangelica. Ho sentito nel mio cuore, il terzo letto, che potevo fare un atto d'amore. Sono sceso in cantina, ho preso la bottiglia, l'ho rimessa lì e mi sono sentito felice. Questo è cristianesimo, ma noi non lo facciamo. Allora i nostri figli pensano che il cristianesimo sia una dottrina, no, è una persona che parla. Questa è tutta la rivoluzione che abbiamo di fronte a noi, il cambiamento. Il Vangelo è sempre quello, solo che è un po' differente, ma vedrà che ce la farà. Ma poi c'è un sistema, signora, lei piazza il templo che vedrà che funziona. Ultimo, vediamo se c'è ancora qualcuno che vuol dire qualcosa prima di chiudere. La Shulami, come si chiama e quanti figli ha? Prego. Sì. Il bambino è il catechismo, anzi la voce così. Come si fa a portare un po' di gioia ai bambini al catechismo? Non ci sono a messa, non ci sono. Bene. Classe. Ok. Guardi che non è... Oggi il catechismo è in crisi, non solo lei, in crisi dappertutto. Solo che io con la parola crisi non do mai un valore negativo, sapete? C'è il priore della comunità di Bose, prima era vice priore, adesso è diventato priore, Luciano Manicano. Che dice questo? Ecco perché anche noi credenti non dobbiamo dare un valore negativo alla crisi. Piccola parentesi, una delle prime scritti evangelici è la lettera a Diodeto. Era un giornalista dell'epoca che dice: i cristiani
sono un po' particolari, vivono come tutti gli altri, ma sembra che abbiano la patria in cielo, abbiamo altri ragionamenti. Così noi siamo nella Chiesa, siamo dentro dappertutto, solo che noi diamo un'interpretazione diversa, perché partiamo da un'altra roba. Luciano Maricardi dice questo: la crisi è paragonabile alle donne di un parto. Le donne di un parto, le donne, penso che voi me le insegnate, sono molto dolorose, ma dentro c'è il bambino che sta nascendo. Ecco che questa crisi che viviamo cova all'interno probabilmente una roba ancora molto più bella, e noi credenti dovremmo farla vedere questa. Qual è l'impasto che siamo? Che siamo caduti nella trappola di parlare solo della crisi, solo dello scoraggiamento, solo del contornamento. Allora gli altri vedono una chiesa spenta, dei preti fuori dall'ascia e tutta una roba così. Non ci credono. E lei ha fatto una domanda giusta. Un catechista, se non tira su, ma come faccio a venire a catechismo se tu mi fai la predica e mi fai il catechismo come se fosse una direzione? Non ce la fanno più. Non resistono. Poi maschi non ne parliamo. Cosa fare? Sarebbe lunga, però capite che il sistema non è colpa, io non do colpe a nessuno, però non ci stanno più dentro. È vero che i genitori non vanno messo, quindi fanno ancora più fatica, però noi siamo in questo impasto qua, in questa roba qua. Solo che non dico di essere fuori dal mondo, non ho mai detto di essere fuori dal mondo. Noi dobbiamo avere i piedi radicati in terra, ci mancherebbe, la crisi sopra eccetera, ma la mente in Dio. Questo è un credente. Sono stato chiamato a parlare dei credenti. E Dio inabita in noi e illumina i nostri pensieri. Quando la mamma che ha il bambino handicappato soffre, la mamma credente che ha il bambino handicappato soffre, ma dà un senso a quella sofferenza. Dio non toglie, non cambia niente, dà una luce. Questo è. Il cristiano ha questa luce ci viene se abbiamo questo rapporto personale con Gesù dentro di noi. È qua, è questo che siamo chiamati a fare, non tanto a trovare le soluzioni. Io non sono contro niente, e vedrete che se abbiamo questo, vedremo che la scienza, lo diceva prima all'inizio, la scienza non è contro l'uomo, è al servizio dell'uomo. Certo, poi ci possono essere dei scienziati che usano male la scienza, per l'amor del cielo. Io vi ho parlato di pedagogia oggi, ma vi ho fatto vedere quanto è splendida la pedagogia. Ma dobbiamo essere riconoscenti a tante gente: Winnicott, Klein, Montessori, Korczak, Freire, tutta gente che ha dato la vita per tirare fuori le cose che io vi ho detto, io le ho solo messe insieme. E meno male, ma sono convinto che questi sono comunque delle persone realizzate e hanno vissuto per quanto è possibile il Vangelo. Bene, se non c'è ancora una domanda, se no chiudiamo perché è tardi, so che avete anche la messa. Il papà lì, facciamo fare una domanda a un maschio perché i maschi sono bocciati, prego. Come ti chiami, quanti figli hai? No, Carlo, 3 figli, tu puoi fare una domanda a un patto solo, che entro un anno tu devi, la tua donna deve rimanere incinta, se no io non rispondo, prego. Prego. La donna è lì. Prego, Carlo. Innanzitutto, ascolta, tu sei un credente? Bene, domani vai nella chiesa del tuo paese e accendi un cielo alto così a Sant'Antonio, che tuo figlio funziona bene. Ma la domanda è bellissima, perché mi dà la possibilità di dare una risposta, che non, un argomento che non ho potuto toccare, ma è uno dei più importanti. Care donne, i problemi oggi sono i maschi. Mettetelo bene in testa, è i maschi! Spiego. Se io dessi in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, dei vostri terni, e chiedessi: scrivimi che cosa fai fatica a scuola. Sapete cosa scriverò agli insegnanti? Non che i bambini e i ragazzi non sono intelligenti, ma che non stanno seduti sulla sedia, ipercinetici, sempre problemi di concentrazione e attenzione. E poi, se voi chiedessi loro, di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vi fanno disperare, quanti sono i maschi e quante sono le femmine?
70% maschi, 30% femmine. Perché? Secondo dato, stasera andate a casa, dopo aver seduto a cena, dovete rilassarvi, vi sedete sul divano, accendete il telegiornale che volete, scrivete M da una parte e F dall'altra, maschio e femmina. Ogni volta che sentite una tragedia fate una croce, voi vedrete che il 94% dei macelli li facciamo noi maschi, perché? Terzo dato, l'anno scorso ho visto più di 50.000 studenti. Facciamo una domanda a tutte le ragazze, studenti per superiore, alle ragazze dai 13 ai 18 anni, sulla mano. Chi ha avuto la mamma che quando avevate 9, 10, 11 anni vi ha detto guarda che fra un pochino arriva la mestruazione, preparati. Il 30% delle ragazze italiane ha alzato la mano. Ho fatto la stessa roba ai maschi, la stessa domanda, cari maschi, sulla mano. Chi ha avuto il papà che quando avevate 10, 11, 11 anni vi ha detto che arrivava l'eiaculazione? Lo 0,1%. E mi ricorderò sempre ad Arezzo, avevo il teatro pieno, un maschio di 18 anni si alza e ridendo dice: ma dottor Accetti, io non so neanche se mio padre sa che cos'è l'eiaculazione, sa. Quarto dato, il 90% dei vostri figli maschi come il tuo di 14 anni, ricordatevi, hanno 14 anni qua, ma emotivamente hanno 9-10 anni, non di più. Perché? Guardate che fine fa un maschio oggi. Nasce da donna, va alla scuola dell'infanzia di tutte donne, alla scuola elementare di tutte donne, le catechiste di tutte donne, la scuola media l'80% sono donne. Un bambino maschio vede 7 volte in meno modelli maschili rispetto a quelli femminili, per cui i maschi sono più immaturi, tutti i femminicidi avvengono dai maturi, tutte le violenze dai maturi. Io sono proposto con una foto, proposta di legge che il 20% degli insegnanti siano maschi. Ma scusate, se io un modello divento grande, sapete, questo ragazzo qua è immaturo, è bravo ma è immaturo. E poi perché non ci si trova lui? Ha detto una cosa giusta lui. Tutti noi che siamo qui abbiamo vissuto a nascondino e a busca cieca. Oggi non avete più un bambino che cresce a nascondino e a busca cieca. Conosce tutto quel computer e sapete qual è l'impasse che stiamo vivendo? Che dobbiamo educare dei bambini a delle cose dove noi non siamo stati educati. Questo è. E quel papà lì, beh, non è capace di fare il papà, perché ha conciato come tutti i papà che sono qua, io per prima. È lui che lo educa ancora come se fosse una mamma, gli dice lì quello che deve fare. Non c'è tempo, dovremmo aprire tutta un'altra conferenza, non c'è tempo. Però piazza l'altro figlio e vedrai che andrà bene. Allora, chiudiamo, devo chiudere con una cosa perché devo chiudere con questa. Dobbiamo chiudere per andare, però voglio chiudere con una cosa molto bella, molto bella. Guardate, vi dico una cosa personale, perché ci fa tanto bene, tanto bene. Io ho avuto la fortuna e la grazia di conoscere una donna che ha cambiato la mia vita. Adesso è morto, quindi posso fare il suo nome perché è morto, se non l'avrei mai detto. Si chiamava Chiara Lubick. Chiara Lubick era una carismatica con un rapporto con Dio molto bello. C'è un pezzo di Chiara che ci fa tanto bene, sapete, che ci fa tanto bene. In un momento di intimità con Dio, Chiara dice a Dio: senti Gesù, voglio farti un regalo. Ci pensa un po' e poi dice: ma le cose belle che faccio le fai tu in me, tutto il bene che faccio lo fai tu in me. Ma senti Gesù, c'è qualcosa che io ho, che tu non hai e che ti posso dare? Dopo un po' le arriva la risposta: sì, le tue miserie, i tuoi peccati, i tuoi sbagli, i tuoi fallimenti. Cari genitori, ascoltatemi, i nostri figli hanno bisogno di noi, così scassati, non importa, non importa. Che brutta una famiglia dove ho dei genitori perfetti. Voglio una famiglia con genitori umani. Quelli umani sono quelli come noi che sbagliano e cominciano. Ma questo lo dice la scienza. Aprite il manuale di pedagogia, alla pagina numero 1 c'è scritto così: le grandi virtù di un genitore, di un educatore sono due. La prima, l'umiltà sotto. Il secondo, è mettersi continuamente in discussione. Ma vi dico qual è la trappola del mondo oggi, che Chiara me l'ha fatto capire. Il più grande attacco al mondo oggi non solo lo dice Chiara, lo diceva anche Benedetto XVI, ha un nome, si chiama scoraggiamento. Sapete quando ci sentiamo scoraggiati? Quando sbagliamo. E dato che sbagliamo tanto, io per primo, ci sentiamo scoraggiati. Guardate che cosa ci capita, tu sbagli e ti senti scoraggiato. E lo scoraggiamento ti dice: vedi che non vale niente, lascia perdere, sei così, e ti si monta. E sto parlando ai credenti. Contemporaneamente però sentiremo un'altra voce. La voce di Dio, della grazia, perché la voce di Dio è di un silenzio spaventoso che
che ti dice rialzati, ricomincia, chiedi scusa, non importa. Quando noi ci rialziamo abbiamo la sensazione di fare una commedia. Dici, ma come? Sono stato un verme fino a 5 minuti fa e sono rialzato. Sì, quella è la commedia della vita. Ricordatevi, i nostri figli hanno bisogno che noi la facciamo, perché noi non siamo solo lo sbaglio che abbiamo fatto, siamo anche quello che vogliamo diventare. Quando ci dicono la giornata della vita, dare la vita per i nostri figli, è questo. Io non smetterò mai di educarti nonostante tutti gli sbagli che io possa fare. E i nostri figli ci ringrazieranno sempre per questo. Grazie, auguri e arrivederci a tutti. Allora ringraziamo il dottor Aceti, lo faccio io da parte di tutti. Cerchiamo di fare tesoro di quello che ci ha detto e cerchiamo di conservarlo nel cuore, perché quello che ci è stato detto porti frutto. E perché porti frutto abbiamo bisogno di masticarlo un po'. Io credo che sia stato registrato tutto, vero Roberto? Quindi sul sito della parrocchia la conversazione c'è, quindi la si può prendere, si può riprendere, si può approfondire. Come dicevo, lo ospiteremo di nuovo durante la missione, dovrebbe essere la sera di giovedì 1 marzo, tornerà a parlare, non mi ricordo più a chi, però tornerà. Grazie di cuore, la ricordiamo nella preghiera, credo che questo sia una cosa importante. Grazie a tutti, e buona settimana, andiamo avanti con coraggio.